Madre Natura, in cosa consiste quest'opera? Beh, potete vederla alle mie spalle, è una bambina in una condizione terribile, una condizione triste, una condizione di precarietà e dovrebbe portare a pensare e ad utilizzare la storia come uno strumento di prevenzione. L'opera è strutturata in maniera a un impatto visivo molto forte. Cos'è che l'ha ispirata esattamente? Beh, sono stato ispirato da tutti gli accadimenti degli ultimi anni, in realtà, perché il genere umano sta portando alla disfatta questo pianeta attraverso distruzione, incuria, guerre e tanto altro. E quindi la fonte di ispirazione è il contesto sociale in cui viviamo. Ora non dico che noi viviamo in guerra, ma o altro, però siamo bombardati da questo tipo di notizie e siamo comunque al corrente di quella che è la situazione in diversi paesi del mondo. Sta già pensando o lavorando per altri progetti? Ovviamente una volta realizzata l'opera è archiviata come fatta e quindi sto già pensando alle prossime cose. Castelldemonti, un evento che è ormai, diciamo, un appuntamento consueto per lei. Sì, sono alla terza edizione, infatti ringrazio Francesco Fisfola, la direzione del festival e il sindaco e la città di Andria. È per me un onore essere di nuovo qui con quest'opera a portare alla visione di tutti un po' quella che è la mia idea. Ok, perfetto, grazie.